Paolo Sassanelli, uno dei volti più amati di Casarai, ora arriva il metodo Fenoglio e tu sei probabilmente il braccio destro, quasi la moglie sul lavoro di questo maresciallo. Ma diciamolo, sì. Io li voglio paragonare sempre a Don Chisciotte e Sancho Panza. Cioè che il commissario Fenoglio è un intellettuale, piemontese, aperto, curioso, un grande uomo di cultura, ama la musica lirica. E Pellecchia è uno che va in giro per strada, mangia il pesce crudo, mangia i panzerotti, ascolta Domenico Modugno. Però queste due figure insieme sono due esperti dell'indagine. Uno con la sofisticato, molto sofisticato che è Fenoglio, ma ha bisogno della mano dura, forte, sporca di Pellecchia. E queste due cose insieme diventano molto forti. Ecco, poi questa serie arriva accogliendo il testimone, lo possiamo dire, proprio dei Bastardi di Pizzo Falcone. Ecco, cosa troveremo di diverso? Perché ci sono tante serie che parlano di commissari, di marescialli, di indagini, eppure hanno tutto un grande successo. Questo è un crime, un vero, vero crime, dove non si concede quasi nulla o poco alla commedia. È tutto indagine, è tutto relazioni, rapporti e si racconta il tessuto sociale di Bari degli anni 90, che è molto particolare. Io ce li ho vissuti, ero piccolino e stavo lì all'epoca. Ed è forte, si racconta qualcosa che la maggior parte degli abitanti del nostro paese non conoscono, che è quel periodo, la nascita della Corona Unita, la finanza messa in difficoltà da questi contrabbandieri con questi super SUV che sfondavano recinzioni, attaccavano direttamente gli agenti della finanza. È un periodo durissimo dove i carabinieri dovranno affrontare uno dei casi più devastanti che può capitare nelle mani di questi indagatori, di questi agenti, che poi sono carabinieri. Secondo te perché il pubblico però ama così tanto le indagini, il mistero, indagare sugli omicidi? Lo vediamo anche paradossalmente nelle trasmissioni dedicate all'approfondimento di cronaca, cioè sono quelle che hanno maggior successo in assoluto. Sì, perché mentre tu stai vedendo la fiction, vedi il talk show che parla di crime, tu cerchi di risolvere il caso. Anche tu, spettatore, sei nell'indagine e cerchi di anticipare alle risposte. Insomma, è una collaborazione involontaria tra pubblico e chi presenta il progetto. E quindi al pubblico piace tantissimo l'indagine. E credo che in questo caso gli amanti del crime saranno entusiasti, perché non riusciranno a capire come si svolge l'indagine. Saranno incollati lì cercando di prevenire la soluzione, cercando di prevenire il primo sospetto, ma sarà una battaglia e si divertiranno tantissimo. Ma tu eri un fan della saga dei libri, sei un fan in particolare delle indagini di libri crime? Sì, il primo libro che ho letto si chiama La talpa di John le Carré, quindi puoi immaginare. Io sono dislessico, quindi ho cominciato a leggere molto in là, sforzandomi. E il primo libro che ho letto è quello, che secondo me è bellissimo. Io l'ho comprato perché mi piaceva la copertina, non sapevo neanche di che parlava. E da lì è cominciata la mia passione per il crime. Senti, in un'epoca di grandi remake, di grandi reunion, di grandi fiction del passato, ma come procedono i lavori per un remake di Un medico in famiglia? Perché le persone lo vogliono sapere. Cioè, c'è qualcosa di concreto veramente? Quello che io ti so dire è che ho parlato con Lino, ho parlato con Giulio, parlo sempre con tutti i miei colleghi, cioè ci incrociamo tra teatro, cinema e televisione. Tutti lo vorrebbero fare. E il problema è chi lo fa. La produzione stessa lo vorrebbe fare. È una decisione che deve prendere la RAI. Forse fare un'unica puntata di addio sarebbe divertente. Forse quello che hanno fatto. Una puntata di addio, di chiusura, forse sì. Ma io sono a disposizione, figurati. Ma so che tutti i miei colleghi lo vogliono fare, tutti. Grazie mille.